siamo nella chiesa francescana di Lugano, situata giusto fuori dalle porte dell'antica città e delle mura. Questa parete è una struttura francescana tipica con una raffigurazione della crocefissione molto grande, qui a Lugano eseguita da Bernardino Luini, quindi di quelle che rimangono una delle più belle. Non sappiamo se nelle altre chiese che sono servite da modello anche per quella di Lugano ci fossero delle immagini di Gerusalemme. Per ora l'unica che conserva Gerusalemme è Lugano, pertanto lo dobbiamo considerare un caso unico. Ma l'interesse dell'ordine francescano per Gerusalemme e l'idea di far vedere così bene come erano fatti i luoghi santi invece ha una logica ineccepibile, molto evidente. I francescani custodi dei luoghi santi da sempre hanno promosso il pellegrinaggio, da sempre hanno promosso la conoscenza di questi luoghi, oltre alla loro conservazione, perché ciascun sito segnato sulla mappa corrisponde a una tappa del pellegrinaggio che i francescani hanno sempre, diciamo, poi guidato. Ora, queste lunette rispetto a un sacromonte sono una piccola cosa, però forse possiamo interpretarle in parallelo, no? Come una proposta di alternativa al pellegrinaggio, almeno un pellegrinaggio interiore, un pellegrinaggio visivo, mentale, e proposto ai fedeli. Sono immagini molto colte, piene di riferimenti estremamente precisi a testi di vario genere. Andiamo dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, agli Apocrifi, andiamo a Giuseppe Flavio, andiamo a testi molto diversi. Quindi per una piena fruizione di queste immagini occorreva una cultura molto forte, una grande preparazione che sicuramente un pubblico profano non aveva e forse i frati potevano acquisire più facilmente. In questo senso possiamo addirittura sottoscrivere quest'idea che fosse più a destinazione dei frati, ma il mistero più grande rimane chi abbia potuto eseguire queste immagini. Questi affreschi non corrispondono a nessuna stampa oggi esistente. Non possiamo escludere che sia esistita una stampa dalla quale questi affreschi sono derivati, o forse un disegno. Qualcuno abbia portato dalla Terra Santa dei disegni molto precisi, perché abbiamo dei dettagli che corrispondono a un momento storico ben identificabile. È vero che stilisticamente, rispetto a un affresco del 1500, non applicano la prospettiva, per esempio, in maniera impeccabile, piuttosto che l'ombreggiatura, tutte queste, il chiaroscuro, tutti questi accorgimenti che i pittori conoscevano e usavano. Però si tratta anche di una via di mezzo fra una veduta e una cartografia. Quindi in una cartografia questi accorgimenti magari non si possono applicare nello stesso modo e il significato dell'affresco è un po' un altro: dare, fornire una marea di informazioni, e già per quello diventa un piacere per l'occhio. Un'occasione per farle conoscere, perché effettivamente l'affresco di Luini con la crocifissione è talmente strabiliante che sembra che le lunette siano spesso passate veramente quasi inosservate, invece hanno appunto questo valore. I luganesi farebbero bene a conoscerle meglio, ad apprezzare, ad sapere il tesoro che hanno.